Ciao ragazzi, non credo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andremo ad analizzare sia i partiti di Champions, quelli della settimana scorsa e quelli di martedì, mercoledì e di ieri. E in più andremo a fare anche i sorteggi, già ho preparato i bigliettini per le squadre che sono già passate. E iniziamo dalla prima partita, che è Liverpool-Inter, finita per un totale di 2-1. Ragazzi, il Liverpool già aveva ipotizzato la qualificazione all'andata vincendo 0-2. E comunque è un Inter che nel secondo tempo del ritorno ci prova, va, infatti ha segnato anche l'1-0. E poi però non succede più nulla. Bayern Monaco-Salisburgo, finita per un totale di 8-2. Col Bayern Monaco che all'andata aveva pareggiato in casa del Salisburgo per 1-1, e questo sta a dimostrare che appunto quando vai a giocare contro il Salisburgo è un campo difficile. Poi appunto al ritorno Bayern vince 7-1 e manda a casa il Salisburgo. Ragazzi, già si sapeva che sarebbe passato il Bayern, ma dopo l'1-1 dell'andata ho detto vuoi vedere che il Salisburgo gli fa lo scherzetto al Bayern? Invece no, perché vince 7-1. Manchester City Sporting Lisbona finisce per un totale di 5-0, quindi appunto l'andata era finita 5-0 in casa dello Sporting. E ragazzi, si sapeva che il City passasse con lo Sporting. Real Madrid Paris Saint Germain finisce per un totale di 3-2. Allora, all'andata vince il PSG per 1-0 in casa, al Parco dei Principi. Poi va al Bernabeu, va avanti il PSG per 1-0, e in teoria la qualificazione è fatta, anzi non neanche, perché ora i gol in trasferta non valgono più. Quindi magari è stato un PSG che ha provato ad attaccare, ma il Bayern la pareggia, cioè il Bayern il Real la pareggia, poi fa il 2-1 ancora con Benzema e poi la chiude definitivamente per un totale di 3-1. E quindi in questo caso è stato 3-2 PSG. Sì, 3-2 Real, scusate. Poi c'è Atletico Madrid, cioè Manchester United ed Atletico Madrid. Quindi era per un totale di 1-2. Ragazzi, all'andata lì in Spagna è finita 1-1. E poi a ritorno l'Atletico vince per 0-1. Quello United che ci ha provato a segnare, perché appunto anche con uno 0-0 il gol in trasferta non sarebbe più valido. Quindi è normale, tutte e due devono vincere per forza. Ajax Benfica all'andata finì 2-2 in Portogallo. È un Ajax che ragazzi doveva vincere per forza, perché comunque contro il Benfica era la favorita. Invece finisce 2-3 per un totale, perché appunto in Olanda ad Amsterdam il Benfica ha vinto per 0-1. Lille Chelsea finita per un totale di 1-4. All'andata a Stamford Bridge il Chelsea aveva vinto 2-0 e al ritorno ha sempre vinto 1-2 dopo che è andata sotto 1-0. Juve Villarreal, ragazzi, finita per un totale di 1-4. In Spagna, non me la ricordo la città, ma comunque lì in Spagna era finita 1-1. Poi, ieri a Torino è finita 0-3 per il Villarreal, ragazzi. E quindi la Juve che viene nuovamente eliminata. Adesso sorteggi. Sorteggiamo. Tutte possono affrontare tutte. Anzi no, lo rimetto dentro. Mi scappa bene. Subito il City, che è una delle favorite a questo punto. Thank you.
Quindi il City che affronta il derby inglese, perché City Chelsea, che sono i quarti, mi pare. Sì, quarti. Poi domani o stasera faccio quello dei Europa League Conference. Raga, ma tutte le inglesi sono usci. Liverpool. Atletico Madrid. Quindi dopo lo United inglese gli è capitato il Liverpool all'Atletico. Atletico inglese. Poi Bayern Monaco. Perché è rimasto pure il Benfica dentro. Villarreal. Bayern Monaco, Villarreal. Che è rimasto? Non lo conosco, ma è rimasto Real Madrid e Benfica. Rimasti. Tra l'altro a Real Madrid il Benfica gli era capitato ai quarti, che poi hanno appunto rifatto il sorteggio per non mi ricordo il motivo. C'era stato il casino. Comunque è Real Madrid. Magari quello di Europa League Conference League lo porto, cioè lo registro stasera, ma lo porto domani. Allora, al massimo lo registro domani mattina e domani ce lo vedo. Benfica, eccolo qua. Allora ragazzi, vi dico i sorteggi, quelli che ho sorteggiato. Non mi diamo forse le caramelle. Ok, ho rimesso a posto le caramelle. E allora, il mio sorteggio ha pronosticato Manchester City Chelsea. E secondo me alla fine passerà il City. Liverpool Atletico passerà il Liverpool. Bayern Monaco Villarreal. Stavolta il Villarreal non ce la fa e vince e passerà il Bayern Monaco. Real Madrid Benfica alla fine passerà il Real Madrid. Comunque raga, sono passate 4 teste di serie e 4 non teste di serie. 4 incredibile. Comunque ragazzi, noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella. Ciao ragazzi.